grazie per essere qui a Gran Fossa Arte e inauguriamo finalmente quest'anno una collettiva. Un anno questo ricco di mostre personali, i visitatori abituali di Geral avranno avuto modo di vedere che nei primi mesi dell'anno abbiamo ospitato sue mostre personali che comunque si riproporranno poi nei prossimi mesi, ma io ho voluto proprio quindi dedicare il mese di aprile, così come dedicherò poi anche i mesi estivi, ai miei artisti, no? Che sono sia gli artisti che da sempre fanno parte della galleria, sia i nuovi artisti che si sono aggiunti alla squadra di Graal e che hanno deciso quindi di proporre al nostro pubblico le loro opere. Ora, non abbiamo scelto un tema per le nostre collettive quest'anno, ma abbiamo scelto un titolo, lo stato dell'arte, che è frutto di una serie di osservazioni e riflessioni fatte col professor Vicini, osservando soprattutto quello che sta accadendo intorno a Graal, quindi fiere, esposizioni, altri percorsi artistici, che ci hanno portato quindi a mettere in evidenza come le opere prodotte dai nostri artisti siano perfettamente collocabili nell'ambito dell'arte contemporanea, perché individuiamo in questo percorso artistico le stesse tendenze che possiamo perfettamente individuare in un contesto molto più ampio. E si diceva, individuiamo i tre grossi filoni, la tendenza al figurativo, ci sono i paesaggi ma c'è il ritratto iperrealistico, la tendenza all'astrattismo geometrico, la tendenza all'informale e ritroviamo proprio qui quello che in modo più ampliato ritroviamo nel contesto dell'arte contemporanea. E ritroviamo esattamente in questo percorso lo stesso rapporto fra le tendenze, dicevamo, no? Per cui non c'è una tendenza dominante, no? Non c'è in questo momento la moda del figurativo, la moda dell'astrattismo, per esempio. Si tratta di vedere come queste diverse tendenze, possiamo dire, convivano pacificamente, sì. Nessuna riesce a essere dominante sull'altra, tutte animano e danno vita allo stesso modo, sì, a questo mondo. Pacificamente, no? In generale, però c'è... Sì. Pacificamente nel senso che non c'è un elemento dominante sull'altro. Sì, in questo senso, credo. In questo senso. E quindi... di queste osservazioni emerse nei giorni scorsi vi parlerà più nei dettagli chiaramente il professor Vicini. Io vi ricordo che lo stato dell'arte è visibile per tutto il mese di aprile e che si rinnoverà nei mesi estivi, perché gli artisti che presentano oggi queste opere nei mesi estivi le rinnoveranno, le cambieranno, quindi riuscirete a vedere un'altra parte, no, di questa produzione, proprio come uno spaccato di un mondo di cui posso affermare con fierezza i miei artisti fanno parte. È vero, grazie. È vero. È soprattutto molto bella questa scelta che mi permette di dire abbastanza pionieristica e molto coraggiosa della mostra come work in progress, cioè della mostra come della mostra collettiva, e quindi è ancora più complessa perché è un work in progress che va contemporaneamente in direzioni diverse, quelle dei singoli artisti ma anche quelle di un percorso che deve essere in qualche modo di tutti gli artisti, che ha scadenze più o meno fisse e con una ritmica abbastanza riconoscibile ritorneranno e saranno il momento in cui fare una sorta di punto della situazione. Esatto, perché è proprio anche un'analisi sì, di noi, sì, no? Sì. È un modo anche per capire dove va l'arte, senza adesso pretendere di essere, per carità, depositari di verità assolute o depositari di chissà quali principi critici o storiografici, però sicuramente uno dei principi che ha informato questa scelta è proprio quello di evitare qualsiasi concetto di esclusività e invece ragionare per inclusività, quindi ragionare con un'idea di
accoglienza delle tendenze più anche lontane fra di loro dell'arte contemporanea, proprio perché questo sia davvero lo specchio dello stato dell'arte, che sia insomma stato dell'arte che si reifica insomma in queste opere. Allora appunto le tendenze del figurativo, le tendenze dell'astrazione, di un'astrazione che ha radici molto profonde, le tendenze informali o concettuali che danno proprio mostra di sé in questa occasione, sono davvero, adesso tu proponevi l'avverbio pacificamente, è proprio interessante partire da lì secondo me, perché nella tradizione dell'arte contemporanea, sembra un po' un simbolo dire tradizione della contemporaneità, perché in fondo dovrebbe essere anzi qualcosa di molto dinamico e di non strutturato o in qualche modo cristallizzato, però ormai diciamo nella tradizione della cultura artistica del Novecento le tendenze che si sono succedute spesso lo hanno fatto in modo ben poco pacifico, anzi molto bellicoso e molto vivace, attivo, dinamico, per non dire a volte anche culturalmente piuttosto duro. Ecco. Invece una caratteristica del nostro tempo, che è apparentemente un tempo molto dinamico e spesso molto bellicoso, è proprio che nel contesto culturale, quindi anche artistico, pittorico, tendenze diverse riescano a coesistere e a far parte di un universo veramente molto, molto magmatico. Sembrano molto profetiche le parole che un architetto americano, ma di lontane origini italiane, Robert Venturi, disse una 25 anni fa: less is a bore, meno è una noia. Il mondo contemporaneo, lui vedeva veramente bene all'inizio di quella fase della contemporaneità che oggi chiamiamo postmodernità, vedeva proprio come non si potesse più concepire la cultura artistica come un processo di sottrazione, tanto che diceva sottrazione meno è equivalente a noia, è equivalente a povertà, cosa che solo 30-40 anni prima sarebbe stata vista come uno scandalo. Proprio negli anni centrali del Novecento al contrario si ragionava spesso per sottrazione, e invece appunto Venturi 30 anni fa intuì che il mondo stava andando in questa direzione di arricchimento, di apertura, di inclusività, senza pregiudizi sulla tipologia, sulle scelte di genere, sulle scelte di stile, sulle scelte tematiche. Stiamo attenti ovviamente a ragionare però senza mai perdere di vista un discorso di qualità culturale del prodotto, che è in fondo quello che una galleria fa, un'operazione di confronto, di discussione, di dialogo e inevitabilmente anche di ragionamento sulle opere. Ecco che allora nel multiforme universo del contemporaneo si è giustamente scelto di lavorare sui temi del figurativo, che sono estremamente interessanti. Figurativo è una sorta di, così, di fiume carsico che compare e scompare nella tradizione pittorica dalla fine dell'Ottocento a oggi con grande frequenza e a volte in maniera anche molto imprevedibile. E tutto il figurativo anche che vediamo oggi nella nostra collettiva è immagine di paesaggio locale, di paesaggio che tutti noi spesso riconosciamo abbastanza immediatamente, ma non intendiamola mai come una mera attività accademico-descrittiva, è sempre ormai una immagine di natura nella quale l'uomo riflette se stesso, nella quale l'artista riflette se stesso, o quasi intuendo in quello scorcio, in quel dettaglio, in quel paesaggio una sorta di luogo rifugio, o al contrario intuendo in quel paesaggio un luogo su cui riversare espressivamente la propria condizione interiore. Quindi diventa un paesaggio traslato, trasfigurato in una forma decisamente molto personale. E lo stesso processo, cioè l'arte intesa come luogo virtuale nel quale l'emozione dell'artista passa, nel quale proprio l'intensità emotiva e spirituale e profondamente interiore passa, è anche l'informale molto spesso. Informale è un termine, come sappiamo, molto utile ma anche molto generico, ovviamente, perché è una specie di enorme pentolone dentro il quale c'è tantissimo. Però l'informale, così come oggi si sta sviluppando, è informale nel senso di una pittura non condotta con diciamo i criteri logico-razionali dell'astrazione geometrica, ma più che altro con dei criteri fortemente espressivi, quindi una scelta di colori, di forme, di tagli, di interventi sulla tela,
più o meno materici, o al contrario, secondo proprio le ultimissime tendenze, un po' meno materici e un po' più tendenti alla compattezza della superficie, che sono in realtà immagini spesso proprio di una ricerca profondamente interiore, ecco, assolutamente molto personale. Di contro c'è tutto il grande filone del concettualismo, di un concettualismo molto interessante, soprattutto quando il concettualismo diventa una riflessione anche a tratti direi ironica, sarcastica certe volte, a volte molto pungente sulla realtà. Mi riferisco ad alcune immagini anche che vedete nella sala superiore, dove la corretta geometria delle forme sembra poi essere così inquinata o perlomeno mossa, agitata da elementi apparentemente non coerenti, elementi sorprendenti che scuotono e smuovono appunto le acque, smuovono le forme, smuovono le regole, smuovono la geometria. In tutto questo, poi, a tutto questo poi si associa invece tutta una forma di pittura nella quale l'astrazione e la figurazione si fondono in una ricerca, anche qui, molto individuale e personale, ma che non dimentica mai di toccare temi profondi come il tema dell'amore, il tema dell'eros, per esempio, i temi di una contemporaneità che sono ovviamente molto presenti nell'esistenza umana e che non possono mai smettere di suscitare domande, di suscitare dibattito. Quello che credo sia molto bello osservare è come proprio la convivenza pacifica sia prima di tutto dialogo, come ogni convivenza pacifica, insomma, perché sennò sarebbe morte, sostanzialmente sarebbe stasi mostruosa, e invece qua diventa dialogo. Allora, nella pur evidente lontananza di soluzioni dal concettuale all'informale, all'astrazione, al figurativo, l'allestimento di grazia ci aiuta a cogliere, per esempio, delle involontarie o volontarie contrapposizioni, affinità, scelte cromatiche molto simili. Volontarie. No, intendevo degli autori, volontarie, ovviamente, di aver colto però come in fondo i diversi processi della contemporaneità però riescono poi ad avere dei fili conduttori. Beh, ma perché è proprio il mio lavoro quello che coglie da loro poi questi aspetti, da loro forse c'è piena consapevolezza, perché non tutti poi sanno cosa presentano gli altri, certo. No? È proprio il nostro lavoro. È il lavoro, sì, del critico e del gallerista, come diceva una nostra docente universitaria scomparsa qualche anno fa, il critico d'arte, il critico letterario deve stare molto vicino ai suoi artisti, deve comprenderli, deve aiutare spesso a capire e a far loro capire quello che loro riescono ad esprimere e a volte magari non intuiscono in altre forme se non in quelle più dirette della loro arte. Certo, molto, molto giusta come scelta. E allora in questo senso, proprio nella ricchezza delle soluzioni, potete veramente trovare una sorta di realtà che si frantuma in tante immagini, ma che fanno veramente parte di un unico grande specchio, di un unico grande vetro, ecco, che coglie la complessità della realtà. Direi che forse proprio una parola chiave che possiamo usare, se postmodernità ci può sembrare un po' antisonante o magari anche ormai per certi versi un po' superata, è complessità, nel senso più nobile però di questo termine, cioè la complessità come quantità di elementi che si devono confrontare, che non necessariamente devono arrivare ad una sintesi, quindi ad una decantazione, ma che proprio devono imparare a coesistere nella loro ampiezza e nella loro ricchezza. E questo è un tentativo proprio di proporre l'arte in questi termini. E effettivamente in questi mesi, se sfogliate qualche rivista, vedete proprio come questa ricchezza sia presente in soluzioni molto diverse e in risultati anche molto diversi. Quindi Graali in questo è all'avanguardia, perché mantiene appunto questa linea. E poi, ecco, ritorno a dire, mi è molto piaciuta questa idea di una sorta di work in progress, di un ritorno sistematico del tema della collettività come immagine continua, come voler tenere sempre il corso della situazione, ecco, è fondamentale operazione per una galleria. Per la galleria e per gli artisti che alla galleria sono legati, che credo abbiano tanta voglia di guardarsi un po' intorno e di capire come si colga. E quando dicevo con fierezza, l'ho detto a tanti di loro, è perché ci siamo veramente resi conto che i nostri artisti sono ben collocati in questo mondo
sì, non abbiamo assolutamente nulla di cui ricorderà, no, 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 vediamo. Quindi complimenti a voi, sì.